abbiamo un problema innanzitutto legislativo che è quello di non aver portato a compimento il disegno di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone è un uomo che è stato sconfitto probabilmente dalla mafia, nel senso che è stato ucciso e come tale ha perso la sua partita con la vita, quindi una partita mortale. Certo non l'ha persa col paese né per fortuna nella coscienza collettiva, ma è anche un uomo che ha perso una partita decisiva con la magistratura di questo paese. Rileggendo le cose che lui ha scritto, oggi verrebbe crocifisso come è stato crocifisso dalla magistratura italiana 20 anni fa. Che tutti abbiano nei propri uffici e dietro le proprie scrivanie l'immagine di Giovanni Falcone, insomma, molti farebbero bene a metterla da parte, perché è stato un uomo solo, aveva un progetto ambizioso, era un uomo da quello che leggo, avendolo conosciuto pochissimo, solo in 2 o 3 occasioni, un uomo di intelligenza straordinaria nelle cose che scriveva. Io nel rileggere le cose che ha scritto, mi chiedo dove abbia trovato il coraggio nel conformismo di quegli anni, che è lo stesso conformismo di questi anni, perché la magistratura italiana purtroppo pecca di molto conformismo e di corporativismo, ad aver avuto l'idea della Direzione Nazionale Antimafia, ad aver avuto cioè l'intuizione di un ufficio nazionale, l'intuizione delle procure distrettuali antimafia, l'intuizione di nuovi strumenti, in una solitudine totale. Quindi lui è stato sconfitto dalla mafia, ma è stato sconfitto anche da gran parte della magistratura italiana che gli è andata contro e lo ha isolato in un'operazione che è stata la fine micidiale. Credo che ancora i conti con chi ha isolato Giovanni Falcone, chi lo ha tradito anche, chi ne ha tradito la fiducia talvolta, le aspettative, sono conti che sono ancora in sospeso in questo paese e che non ci si può rifugiare dietro l'icona di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino per dire siamo tutti con loro, perché c'è chi non era dalla sua parte e che fa finta oggi di averlo dimenticato.